Ragazze e ragazzi, allora questo è un nuovo video review sui prodotti della marca Kiko e oggi sono qui per farvi vedere le matite occhi e eyeliner. Devo dire che con la maggior parte dei prodotti mi sono trovata finora molto bene. Come al mio solito vi farò vedere i miei prodotti sì, i prodotti no e vi mostrerò anche collezioni della linea permanente e collezioni vecchie perché, come ho già detto in più video, sono facilmente reperibili negli outlet Kiko. Allora, inizio subito da una linea che a me non è piaciuta tantissimo, che è questa qui. Sono le matite piccoline che costano ben poco e io ne ho tre e li ho voluti prendere più che altro per l'interno dell'occhio. Purtroppo all'interno dell'occhio non scrivono e quindi come alternativa li utilizzo come base per gli ombretti perché comunque hanno una consistenza abbastanza cremosa, oppure come matita sia sopra che sotto le ciglia inferiori, giusto per contornare gli occhi. Come al mio solito ho fatto gli swatches su entrambi i dorsi delle mani e quindi vi faccio vedere i colori. Allora, la mia preferita in assoluto, che tra l'altro ho preso all'outlet di Franciacorta Brescia, è la numero 107 ed è questo bellissimo verde con dei riflessi sull'oro. Eccolo qui. È davvero molto molto carino, mi piace. Poi l'altra è la numero 104 ed è questo azzurro puffo ed è fatta in questo modo e anche dei riflessi sull'argento, vedete, in base alla luce cambia leggermente tonalità. E poi la matita numero 106, che invece è questo blu molto intenso ed è appunto questo colore. Metti a fuoco, ok. Poi passiamo ora alle linee sempre permanenti che mi sono piaciute davvero tanto e vi parlo proprio di queste qui, le Vibrant Eye Pencil, che hanno lo sfumino incorporato, sono molto buone, cremose, facili da stendere, da sfumare. Io le utilizzo anche come basi per gli ombretti e soprattutto all'interno dell'occhio scrivono e hanno una buona tenuta. Allora, il primo è il numero 605 ed è questo bellissimo blu, ora ve lo faccio vedere, eccolo qui, è molto 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 carino, io davvero lo adoro perché mi piace come colore, eccolo qui. Poi l'altra è la numero 606, che invece è questo bellissimo verde acqua. Dallo swatch si vede meglio, eccola, molto luminosa, mi piace un casino anche perché il verde è il mio colore preferito. E infine quest'altra che tra l'altro devo ricomprare in quanto come vedete è diventata sempre più piccola ed è la numero 604 ed è un viola fatta in questo modo. Ok. Poi altra linea che mi è piaciuta tantissimo, sempre della linea permanente, sono queste tre matite Glamorous Eye Pencil. Queste davvero sono favolose. Ce le ho da un po', le avevo prese col consiglio di Pepper Chocolate, che saluto, e mi trovo molto bene. Anche queste sono ottime all'interno degli occhi, hanno una buona tenuta e non sbavano. Allora, il primo è il numero 402, che è questo bellissimo bronzo. Ed è fatto in questo modo. Ok. Poi l'altra è di un blu elettrico che è la numero ta 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 407 ed è appunto questa. È un blu elettrico e l'altra invece è la numero 411, ovviamente verde ed è fatta così. Ed è molto 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 bella. Poi continuo sempre con la linea permanente, vi faccio vedere gli eyeliner, così poi finisco con le collezioni vecchie. Un eyeliner che purtroppo devo buttare è questo qui, il Dreams Eyeliner nero, che ha il pennellino flush fatto in questo modo e lo devo buttare per il semplice fatto che è finito. Io ho cercato di sbocciarvelo, però purtroppo non si vede tantissimo. È un nero molto lucido e chiaramente io questi eyeliner con il pennellino flush li utilizzo con dei pennellini di eyeliner perché da soli se faccio un tratto
sopra davvero mi viene una linea stortissima, quindi mi devo per forza munire di pennello eyeliner. Comunque questo qui ve lo consiglio, è molto buono, ha una buona tenuta, mi piace e poi dà un bel effetto insomma agli occhi, tipo un effetto glossato. E poi, sempre della collezione permanenti, vi faccio vedere questi tre eyeliner liquidi, molto molto belli, ce li ho da un po', infatti li devo buttare anche perché hanno una consistenza abbastanza collosa. Sono waterproof, sono ottimi per l'estate, anche per andare al mare, anche se io non sono quella che si trucca per andare in spiaggia, però ci sono ragazze che si truccano. E questi eyeliner vanno tolti con degli struccanti bifasici. Io ora ce l'ho in bagno, però io utilizzo quello di Kiko, che è quello bifasico, tra l'altro mi sta finendo, e mi trovo davvero molto bene, scusate. Ok. E altrimenti se utilizzate degli struccanti normali fanno fatica ad andare via, già ve lo dico. Allora, questo è il numero 03, che è un bellissimo verde acqua. Da qui si vede molto bene, questo qua in mezzo e mi piace tantissimo. Poi un bel blu elettrico, il numero 04, che è questo qui. Ok. E poi il numero 06, che invece è un viola non perlato, non glitterato, ma un viola matte. C'è anche forse uno più scuro o uno più chiaro comunque di questa linea fatto così. Io ho preso questo perché insomma mi piaceva di più il colore e mi trovo davvero molto bene, sicuramente li riacquisterò perché sono favolosi. Poi vi faccio vedere infine, sempre della collezione permanente, due matite nere con le quali mi trovo molto bene sia sopra che all'interno dell'occhio, scrivono benissimo, hanno una buona tenuta, non ve li svocio perché comunque sono delle matite nere e mi piacciono davvero tanto, anche utilizzate come base per gli ombretti, sono favolosi perché hanno una consistenza molto morbida. La prima è la Precision, la faccio vedere così. Precision Eye Pencil, appunto nera, che è la numero 300. Come vedete mi è diventata sempre più piccola ed è favolosa comunque. L'altra invece è la Kajal. Ok, questa è la numero 100, nera. E qua c'è scritto che è una matita morbida specifica per l'applicazione all'interno dell'occhio. L'ho provato un paio di volte e mi sono trovata molto bene. Ve la faccio vedere al packaging nero, con appunto il numerino, è quasi nuova di pacca, una bella punta, mi piace e ve la consiglio. Ora passiamo invece a matite sempre per occhi, collezioni vecchie. Allora, partiamo da due matite della linea Siberian Flower. Io ne ho presi solo due, uno perché costavano abbastanza e secondo poi ci sono praticamente quanti grammi? Un grammo a colore, un grammo di verde chiaro, un grammo verde scuro. Sono molto carine, però ecco, l'unica cosa che non mi è piaciuta tanto, oltre al prezzo, è che sono veramente piccole, piccole, piccole. Io queste le utilizzo sia sopra che sotto le ciglia inferiori, non le utilizzo all'interno dell'occhio perché bruciano da morire, alcuni hanno anche dei glitterini. E per quanto mi riguarda, boh, mi irritano gli occhi se vado ad applicare queste matite all'interno degli occhi. La prima è la numero 06, ok, in verde chiaro e verde scuro si presentano così. Sono abbastanza morbide, infatti si fa fatica un po' a temperare, però, e sono queste due qui, il verde chiaro e il verde scuro, molto molto belline. E vedete, hanno anche dei piccoli glitter. L'altra invece è la numero 07, che invece, come vedete, ha queste due tonalità, una blu e una azzurra. E sono fatte in questo modo, eccole qui. Danno un bel effetto glossato, mi piacciono. E se le trovate comunque negli outlet, ve le consiglio. Anche questi hanno dei glitterini sull'oro, sull'argento all'interno appunto di queste matite. Poi altre matite eyeliner, queste retraibili, che sono della collezione invece di Natale. Infatti hanno la confezione fatta in questo modo. Ne ho tre.
La prima è la numero 05, non si vedrà forse nulla. Sì, eccola, black, nera. Sono quelle che hanno, vedete, lo sfumino da una parte e la matita dall'altra. Vi leggo due secondi cosa c'è scritto qui. Sono praticamente delle matita occhi automatica con applicatore sfumino e temperino, formula adatta per l'applicazione all'interno e all'esterno dell'occhio, lunga tenuta, no transfer e chiaramente resistente all'acqua, ma va, sono waterproof e mi piacciono davvero davvero tanto. Io spero di trovarne ancora qualora andrò poi all'outlet di Franciacorta a Brescia, perché davvero sono favolose. Quindi la numero 05 nera, la numero 03 che è questo bellissimo viola, anche qua se poi c'è scritto Blue Night, però in realtà è un bellissimo viola, neanche troppo scuro, ed è fatta in questo modo, ok. E l'altra invece che preferisco è la numero 02, dov'è? Eccola qui, ed è questo bellissimo verde acqua, ed è fatto in questo modo, eccola qui. Sono felice oggi perché i colori si vedono molto molto bene, un po' meno dalle matite, dai packaging, però insomma i colori sono questi, i colori reali. Infine, tre eyeliner invece che ho acquistato un paio di anni fa, nel 2009, durante la collezione Posh Couture, sono questi tre. Esistevano durante quella collezione solo tre eyeliner, li ho voluti prendere tutti e tre perché sono molto carini. Sono degli eyeliner quasi trasparenti con molti molti glitter e li utilizzo sopra delle matite opache, giusto per ravvivare un po' di più gli occhi. Il primo è il numero 02, è fatto così, vedete? Molto carino, questo pennellino floscio, ed è di un color lilla. Ora cerco di sbocciarvelo un attimino. Questo qui mi piace davvero davvero tanto, come del resto gli altri due eyeliner di questa collezione, vedete? Ok, poi l'altro è il numero 03, che invece è sull'oro. Questo qui spero di farvelo vedere bene perché merita, eccolo qui, e questo è bellissimo. Mentre l'altro è il numero, ora ve lo dico subito, 04, ok, che invece è sull'azzurro, vedete, si presenta così, e ve lo svoccio, anche se non si vedrà moltissimo, infatti non si vede nulla, ed è questo qua, si vedono, vedete, solamente dei glitter. Anche perché calcolate che questi ce li ho praticamente da quasi 2 anni e stanno per terminare, perché comunque li utilizzo più che altro la sera quando voglio avere un look un po' più luminoso, ecco, sugli occhi. Ok ragazzi, questo è tutto, io spero di esservi stata utile, se vi va rispondete con un video di risposta sotto a questo video, così perlomeno vedo un po' i vostri prodotti di Kiko, le vostre matite occhi e eyeliner di Kiko, oppure se non fate video rispondete semplicemente con dei commentini qua sotto. Io vi mando un grosso vestito e ci vediamo al prossimo video, ciao!